Benvenuti ragazzi in un nuovissimo video. Oggi andiamo alla scoperta di San Francisco. Siamo appena partiti, come vedete la macchina ferma nel parcheggio. Ci siamo fermati perché guardate che meraviglia che ci regala questo viaggio. Siamo letteralmente appena partiti e ci siamo già praticamente fermati perché guardate che roba. Bellissimo. Adesso abbiamo due rette di strada direzione Monterey, che andiamo, la prima cittadina che andiamo a visitare. Poi altre due rette di strada direzione San Francisco, dove passeremo ben due notti. Appena arrivati a quel di Monterey, siamo sul pier. Sembra fantastico, sembra molto San Francisco, la parte famosa di San Francisco. E abbiamo già visto un sacco di foche in lontananza, quindi andiamo subito a trovarle. Siamo sul molo di Monterey, dove sotto ci sono le foche, esattamente qua sotto. C'è un odore di pesce che ve lo lascio immaginare, pieno di gabbiani, un odore di mare. Ma se passate vicino a San Francisco vi consiglio di fermarvi qui perché è veramente carina. C'è un lungomare, una bellissima passeggiata, poi con tutto questo porto che è a dir poco bellissimo, davvero davvero fantastico. Sono molto curioso di San Francisco perché a vedere il molo ci assomiglia parecchio a quello di San Francisco, un po' più piccolino, con meno negozi, ma con tantissimi ristoranti. Secondo me qua si mangia un pesce da paura ed è molto probabile che mangeremo qua. Vi tengo aggiornati. In più, altra cosa pazzesca del molo piccolino è che è tutto arredato per Halloween, quindi è tutto con sti scheletri volanti, tutto arredato, il che lo rende ancora più particolare e suggestivo. Comunque non siamo ancora per niente ad Halloween, però poco ci manca, siamo nel mese. Ripartiti da Monterey, stiamo andando in direzione San Francisco, ma prima facciamo una piccola pausa. Per arrivare a San Francisco dal basso, che noi arriviamo da Los Angeles, c'è una famosa zona chiamata Silicon Valley. Io che sono un fan della Apple, potrò mai non passare a Cupertino? Ovvio, quindi stiamo andando esattamente lì. Parcheggiato e arrivati all'Apple Visitor Center. Il negozio di Cupertino, là dietro c'è la famosissima azienda di Apple e finalmente sono qua. Adesso vi porto con me dentro. Ho appena fatto shopping. Ho comprato esattamente il merchandising, perché non so se lo sapete, ma questo negozio qua, Cupertino, è l'unico negozio Apple a possedere il merchandising. Quindi vende tutte queste magliette che potete vedere. Poi abbiamo le penne, i quaderni, borracce, tazzine e altre magliette per bambini, addirittura per neonati, ed è una cosa davvero davvero fantastica. Tutto fatto in vetro e questo qui è il Visitor Center. Di qua dovremmo avere un modellino di tutta la company di Apple, che in teoria, come fanno loro con un tablet, con un iPad o con qualcosa, la dovresti vedere interattiva. Dopo ci proviamo. Wow, bellissima. E là dietro, tutto in fondo di là, dovrebbe esserci il bar dove ci dirigiamo tra poco per bere assolutamente qualcosa, perché sei qua, cos'è? Non ti fai un caffettino da Apple? Ovvio. Proviamo anche i bagni all'interno del Visitor Store. Primo negozio Apple dove all'interno si può tranquillamente andare in bagno. Guardate le scale con tutti i dettagli che ricordano tutte le cose Apple. Questa cosa è follia. E adesso vediamo come sono. Bagni normalissimi, non troppo diversi, però all'interno di un negozio Apple. Alla fine un semplice bagno, nulla di troppo particolare, però guardate che roba. Strutturalmente parlando è bellissimo sto posto, fuori di testa. Questo qui ragazzi è il bar all'interno dell'Apple Visitor Center. Si può trovare da mangiare, da bere. Abbiamo appena preso due caffè, $10. E poi ci siederemo su uno di questi fantastici tavolini. Ice caffè latte, e adesso vi faccio vedere cosa ho comprato che solo in questo Apple Store si può trovare. 1, 2 e 3. Qua ci sono altra roba, ma anche perché abbiamo comprato delle cose qua in America, ma lasciamo stare. Questa qui, una penna, una fantastica penna di Apple col loghino piccolino sopra. Vi lascio magari una foto dove potete vederla. 1 e 2. Sono magliette, anche qua vi lascio una foto, sono due magliette molto standard bianche che però dovevo assolutamente prendere perché dovevo assolutamente avere in una collezione fantastica.
sono felicissimo di essere qua, finalmente lo vedo per la prima volta, il visitor center tanto acclamato, non è quello dove fanno i convegni, però comunque è l'unico Apple Store dove appunto c'è un merchandising, quindi sono emozionato. Adesso ci riposiamo un attimo, abbiamo qualcosina qua all'ombra, poi direzione San Francisco. Guardate la cura della creazione del cappuccino, addirittura vi mettono il vostro nome sopra con la mela. Davvero fantastico sto posto, anche l'area fuori per lavorare con tutte queste piante bellissime, uno spazio fantastico. E questo sì è soltanto l'area esterna del bar, quindi capite, è veramente enorme. Dappertutto ci sono i cartelli con la Apple, tutte queste luci, un paradiso. Adesso proviamo ad andare di sopra, che in teoria dovrebbe esserci la terrazza, e speriamo si riesca a vedere la 5 Billion Company, il famoso cerchio di Apple. Speriamo, ma comunque, visto che c'è una terrazza, tocca per forza ad andare a vedere cosa c'è. Si intravede già la luce e il vetro. Una postazione semplice per lavorare, con vista sull'anello. Wow, guardate la vista. Una terrazza dove si può venire per mangiare qualcosa e lavorare, mentre si può vedere una parte del quartier General Apple. Questo è quello che si vede se prendete il tablet, si vede letteralmente dal modellino tutto ciò che è il quartier General Apple, che non dimentichiamoci è lì dietro. Siamo appena arrivati in camera. Camera niente male, Hotel Rio Plaza San Francisco, siamo davanti a Pier 39, dove andremo stasera a mangiare, quello lì sarà molto figo, siamo devastati perché comunque da San Simeone a San Francisco sono circa 5 orette di viaggio tra tutto, poi col traffico di San Francisco non vi dico un disastro, però la camera si presenta molto bene, l'hotel è carinissimo, davvero davvero carino, abbiamo speso un po' di più ma siamo letteralmente davanti al molo 39 dove ci sono le foche, c'è il molo famoso di San Francisco che andremo a esplorarlo dopo. Adesso 10 minuti di pausa e si va. Siamo usciti e siamo ufficialmente arrivati a Pier 39, questa via molto famosa dove è pieno di localini, barettini, ristorantini, molto carina. Adesso la facciamo tutta e scopriamo dove andare a mangiare. Molto bellina, in teoria tutto in fondo nel mare ci dovrebbe essere Alcatraz, che la andiamo a visitare domattina, però probabilmente la vedrete nel prossimo video. E adesso esploriamo un pochettino. Appena tornati in camera, scusate se non ho fatto video per la cena, ma eravamo troppo stanchi, abbiamo mangiato un piatto di pesce buonissimo, molto delizioso, eravamo sempre a Pier 39 dove siamo stati appunto prima. Ci vediamo domattina, da adesso ragazzi si va a dormire che sono le 9 di sera ma siamo in piedi da stamattina alle 6, siamo devastati. A domani! Sono passati già un po' di giorni, infatti mi trovo ragazzi come potete vedere in un'altra parte degli Stati Uniti d'America, sono all'interno di un parco nazionale in questo momento che vedrete nei prossimi video. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un commentino e un mi piace qua sotto, ne usciranno tantissimi altri di contenuti. Io vi saluto da in mezzo al deserto della California, ciao ciao!